Nella mattinata di sabato 4 luglio, presso l'ospedale Monaldi, sono stati inaugurati gli spazi destinati a ospitare il Centro Clinico Nemo di Napoli, un'eccellenza multidisciplinare per le malattie neuromuscolari in Campania. L'occasione ha rappresentato l'opportunità di confronto su come la collaborazione tra istituzione, terzo settore e comunità di pazienti sia capace di risposte resilienti al bisogno di cura. All'incontro hanno partecipato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il presidente del Centro Clinico Nemo, Alberto Fontana, e il direttore generale dell'azienda ospedaliera dei Colli, Maurizio Di Mauro. Il Centro Nemo di Napoli è dotato di 23 camere di degenza, 3 camere per day hospital, una sala medica, 3 ambulatori specialistici, una sala per l'accoglienza, una palestra, 2 aree relax, una sala colloqui e uno spazio riunioni. Si tratta di un importante intervento di ristrutturazione su 1100 metri quadri, iniziato a fine ottobre 2019, che rende evidente l'attenzione verso l'umanizzazione degli spazi ospedalieri con l'obiettivo di far vivere in modo sereno l'esperienza del ricovero e supportare le difficoltà del periodo della degenza. Ne sono un esempio gli ampi balconi delle camere dedicati all'ortoterapia e la scelta di porre al centro del reparto un'area bimbi dedicata all'accoglienza dei più piccoli. Da ottobre 2020 il centro sarà in grado di iniziare le prestazioni di cura in regime convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, senza oneri a carico dei pazienti. Il centro è dedicato al professor Giovanni Nigro, ricercatore campano di fama internazionale per la comunità delle persone con malattie neuromuscolari. All'incontro sono intervenuti anche Luca Cordero di Montezemolo, presidente della Fondazione Teleton, Massimo Mauro, presidente dell'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, Daniela Lauro, presidente dell'Associazione Famiglie SMA, e Marco Rasconi, presidente dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. Non hanno fatto mancare il loro saluto anche Andrea Ballabbio, direttore del TIGEM, Istituto Teleton di Genetica e Medicina di Pozzuoli, Carlo Borgomeo, presidente di Fondazione Con il Sud, e Mario Melazzini, presidente di AIRISLA, Fondazione Italiana per la Ricerca per la SLA, che ha contribuito a dare inizio nel 2008 al progetto dei centri clinici NEMO. Una promessa mantenuta, quella di realizzare il centro clinico NEMO per le malattie neuromuscolari in una struttura di eccellenza come il Monaldi, dove cercheremo di dare le risposte a coloro che vivono una malattia neuromuscolare. L'evento di stamattina è un evento straordinario perché diciamo abbiamo mantenuto un impegno che il presidente De Luca voleva, quello di partire con questa struttura che accoglie pazienti con patologie neuromuscolari, quindi pazienti fragili. E avendola oggi ultimata, nonostante ecco, la problematica Covid, per noi è un motivo veramente di grande piacere. Beh, questa è una realizzazione di cui essere veramente orgogliosi. Realizziamo un centro per la cura di malattie neuromuscolari, SLA, sclerosi multipla, sono 23 posti letto, 6 dedicati ai bambini, in collaborazione ovviamente con l'associazione NEMO, con l'associazione Teleton. Veramente una splendida realizzazione che abbiamo concluso in 9 mesi, nonostante il Covid e l'epidemia. È un reparto bellissimo quello che è stato realizzato, multidisciplinare. La ricerca scientifica sta andando avanti, davvero a grandi passi. L'obiettivo che noi abbiamo è, sul versante cancro, di arrivare a individuare un vaccino nell'arco di 3-5 anni a Napoli e nel campo delle malattie rare di individuare altre componenti genetiche che inibiscono almeno il progredire delle malattie neuromuscolari.